Buonasera, buonasera da Onda TG in apertura subito la notizia del giorno: dipendente della SACA positivo al virus e il secondo contagiato nella città di Sulmona, che si va a sommare ovviamente al caso autoctono di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane, ma facciamo il punto nel nostro servizio. È passato per il pre-triage dell'ospedale di Sulmona, anche se ha fatto attivare protocollo dal suo medico di base, una volta che ha accusato dei sintomi riconducibili al Covid-19. Il sospetto per un 56enne dipendente della SACA si è rivelato fondato. Si registra così il secondo caso di positività al coronavirus nella città di Sulmona, dopo la vicenda del 60enne residente a Roma, caso non autoctono, ricoverato al Policlinico Gemelli. La notizia è un fulmine a ciel sereno per la città. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo, per qualche giorno accusato febbre e tosse, si è sottoposto quindi al tampone nella giornata di lunedì ed oggi è arrivato l'inaspettato responso. Sembrerebbe pure che sulmonese da almeno 12 giorni non si è recato al lavoro per malattia. Un familiare sarebbe rientrato in città da Roma. Negli uffici, subito dopo le disposizioni ministeriali, sono state adottate tutte le precauzioni possibili, con forme di distanziamento dei dipendenti, smart working, sanificazione giornaliera dei locali, mentre la ASL dovrà ora tracciare e mappare i contatti da mettere in quarantena. Si tratta del primo vero caso di coronavirus, con tanto di virgolette a Sulmona, che si va a sommare a quello non autoctono del sessantenne residente nella capitale. Intanto il presidente del CDA della SACA Luigi Di Loreto esprime vicinanza a nome anche di tutto il CDA al dipendente che è risultato positivo, ribadisce però che sono state adottate tutte le misure del caso, dalla sanificazione allo smart working, proprio per contrastare il contagio da coronavirus. E ora passiamo invece all'altra notizia di cui si è parlato, insomma, che ha tenuto banco in giornata: il sospetto Covid-19, l'infermiera sulmonese di una clinica privata che è stata trasferita all'ospedale di Avezzano, il nostro servizio. Un'infermiera quarantenne di Sulmona, in servizio presso una clinica privata, è stata trasferita questa notte nel reparto di malattie infettive all'ospedale di Avezzano. Si tratta di un sospetto caso di coronavirus. Da quanto si è appreso, la donna, già da una settimana, si era assentata dal posto di lavoro per malattia, fino a quando la scorsa notte si è reso necessario il ricovero presso l'ospedale Marsicano. Nel pre-triage del nosocomio dell'Annunziata è stato effettuato il tampone per accertare il contagio da Covid-19. Le cure ospedaliere si sarebbero rese necessarie perché alla giovane infermiera è stata riscontrata una polmonite. Si attende l'esito del test, mentre la clinica si sarebbe già attivata per adottare tutte le misure di prevenzione del caso. C'è apprensione per l'esito del test, atteso probabilmente per la giornata di domani. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha colto l'occasione per rilanciare l'appello dei tamponi a tappeto, in particolar modo per gli operatori sanitari. È urgente, è indifferibile oramai, è chiaro a tutti che bisogna intervenire per somministrare tamponi a tutti gli operatori sanitari, agli operatori di contatto, forze dell'ordine. Solo così potremo contrastare il contagio e prevenire il diffondersi dello stesso. Oggi è ancora più importante, viste anche le dichiarazioni dell'assessore regionale Verì, per le quali si attendono entro fine mese un aumento, dei casi, fino a 1.500. Oggi dobbiamo lavorare soprattutto in questa direzione. Chiedo pertanto anche, faccio un appello accorato a tutti i sanitari, in particolare ai medici di base, perché il più possibile invino all'ospedale, quindi al triage oppure al 118, quei casi sospetti, meglio fare qualche tampone in più piuttosto che trascurare una diagnosi che possa invece nel tempo infettare persone e propagare il contagio in Valle Peligna. Oggi dobbiamo proteggere il nostro territorio. Qualche buona notizia oggi c'è perché arrivano i primi responsi sui tamponi effettuati agli operatori sanitari, alcuni familiari entrati in contatto con il 53enne di Castel di Sangro ricoverato a Sulmona positivo al Covid-19. Si tratta di tre operatori del presidio ospedaliero di Castel di Sangro e due familiari
dell'uomo. Si attendono i risultati per altri tre parenti del 53enne, tra cui il padre che è stato ricoverato all'ospedale di Atri e dell'altro operatore sanitario in servizio al nosocomio di Sulmona. Nelle prossime ore si sottoporrà al test del coronavirus anche il medico sulmonese Paolo Leombruni, che nei giorni scorsi aveva spiegato in retroscena sul ricovero del paziente Covid. Il dirigente medico del pronto soccorso dell'ospedale di Castel di Sangro capì subito che non si trattava di una normale bronchite, ma di un coronavirus. In pochissimo tempo fece diagnosi che fu confermata da esame polmonare dopo qualche minuto. Si attivò immediatamente per il trasferimento presso il reparto di malattie infettive con esito negativo di posti letto in diversi nosocomi della regione. Solo nel tardo pomeriggio ricevette conferma di un posto disponibile nel reparto malattie infettive dell'ospedale G8 dell'Aquila, ma durante la partenza ci fu il controordine di fermarsi a Sulmona nel reparto di rianimazione nella stanza a pressione negativa, dove l'uomo è tuttora ricoverato in condizioni stabili ma gravi. La serie di tamponi effettuati dimostrano che l'appello arrivato da TDM, politica e sindacati ha sortito i primi effetti. Il rispetto del protocollo e dei percorsi da seguire è sacrosanto ed è stato sollecitato nei giorni scorsi da Lega, PD e organizzazioni sindacali. Positivo intanto un altro 50enne secondo caso di coronavirus anche a Pescasseroli, il nostro servizio. Il responso è arrivato solo in tarda mattinata. È stato accertato un altro caso di positività al coronavirus in quel di Pescasseroli. Si tratta di un 50enne commercialista recentemente tornato da Roma che è risultato positivo al test del Covid-19. L'uomo, che l'altra sera ha accusato dei sintomi, è stato ricoverato al reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano fino al responso positivo del test. Il protocollo prevede ora il trasferimento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, mentre la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila si è attivata per la mappatura dei soggetti entrati in contatto con il contagiato e la messa in quarantena obbligatoria degli stessi. Si tratta del secondo caso accertato in paese. Il primo riguardava il cliente della banca, un pensionato del posto, entrato in contatto con il direttore residente a Castel di Sangro, risultato positivo al Covid. In Alto Sangro continuano a crescere i contagi. E sul turista positivo un respiro di sollievo per Scanno, fine della quarantena per 10 persone del paese. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Sono state revocate nei giorni scorsi dal sindaco Giovanni Mastrogiovanni le 10 ordinanze di quarantena obbligatoria che erano state diramate lo scorso 15 marzo per le persone entrate in contatto con il turista napoletano risultato positivo al Covid-19. L'uomo all'inizio di marzo aveva trascorso un weekend di piacere in un albergo del paese. I divieti del governo non erano ancora scattati e solo in un secondo momento, accertato il contagio, l'ASL ha potuto tracciare e mappare tutti i soggetti entrati in contatto con il turista e attivare la sorveglianza attiva e il monitoraggio sanitario. I termini di quarantena sono decorsi lo scorso 22 marzo, qualche giorno prima della scadenza fissata, visto che i 10 non hanno presentato sintomi particolari e le condizioni di salute sono rimaste buone e stabili. Tutti i soggetti sono in salute, il paese sta rispondendo bene alle misure, ha dichiarato il sindaco Mastrogiovanni, che solo la scorsa settimana dagli schermi della nostra emittente parlava della vita dei piccoli comuni al tempo del Covid. Anche a delle situazioni surreali, però devo dire che gli scanesi stanno rispondendo bene ai protocolli imposti dal governo e quindi questa è una notizia anche molto, molto confortante. Chiaro che ci sono delle preoccupazioni, in particolar modo per i bambini, però devo dire che con la tecnologia e con i social riescono a mantenere quel minimo di relazioni che in qualche modo riesce un po' a mitigare anche il problema della socialità. Chiaro che in paesi come i nostri, dove si vive prevalentemente all'aperto e dove soprattutto i bambini per fortuna giocano ancora per strada, è chiaro che la situazione è decisamente cambiata e quindi c'è la necessità anche di creare un po', di generare delle motivazioni per cercare in qualche modo anche di far sopportare per quanto possibile questa nuova situazione. Scanno può tirare quindi un respiro di sollievo. E a proposito di sanità, al tempo del coronavirus, in piena emergenza, gli utenti aumentano, servono rinforzi nel reparto di oncologia dell'ospedale di Sulmona perché esistono anche i malati oncologici. Sentiamo nel nostro servizio. I carichi di lavoro aumentano nel reparto più
balzato alle cronache che al tempo. I carichi di lavoro aumentano nel reparto più volte balzato alle cronache, che al tempo del coronavirus sta lavorando in silenzio e dietro le quinte, facendo i salti mortali per evadere le richieste dell'utenza. Accade a oncologia di Sulmona che sta erogando il servizio anche per gli utenti che erano in cura presso altri presidi ospedalieri. In piena emergenza Covid, la raccomandazione è quella di razionalizzare uscite, movimenti e prestazioni sanitarie. Ed ecco che i malati oncologici in cura al nosocomio dell'Annunziata aumentano per forza di cose, tanto da riportare la situazione al limite dell'affanno. Solo qualche settimana fa la ASL aveva rinnovato il contratto a una radioterapista, non oncologa, e aveva convocato per il colloquio orale tre medici che hanno risposto all'avviso di mobilità. La richiesta è quella di garantire due figure professionali stabili in reparto per far fronte alle esigenze dell'utenza. Con l'emergenza del coronavirus dobbiamo potenziare il reparto di oncologia. Ad oggi il medico oncologo, il professor ricevuto, non è più in carico presso il nostro presidio ospedaliero e è in servizio una radioterapista, la dottoressa Morriconi. Chiaramente in questa emergenza si sta verificando per i pazienti che erano in cura chemioterapica presso altri presidi ospedalieri, la necessità di rimanere, anche per la loro stessa sicurezza, di rimanere sul presidio ospedaliero di Sulmona. Questo comporterebbe un maggior carico di lavoro per l'oncologia di Sulmona, per la quale ancor di più è necessario garantire la presenza di almeno due figure, una delle quali deve essere appunto un medico oncologo. Quindi invitiamo la ASL a prendere cognizione di questo problema e ad adeguare, diciamo, l'organico. E noi ci fermiamo per soli 4 minuti, a fra poco con le nostre notizie. A volte basta un gesto per dare inizio a una storia. Ancora non sai di quante pagine sarà, ma ti piace immaginarla. Una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da sempre costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta che sia scritta con passione e con tutta quell'attenzione che serve a renderla unica, curandone ogni virgola, ogni dettaglio, ogni singolo punto, per dare vita a un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Lube, storie da vivere. Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBN, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBN è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBN, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Prato La Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza. Una storia costruita con impegno e passione. Una lunga tradizione nella lavorazione del marmo e della pietra. Nuova RB Marmi. Da 40 anni lavoriamo marmo e pietra con le tecnologie più avanzate per realizzare opere per abitazioni, arte funeraria, arredi e caminetti su misura. La nostra filosofia, tramandata di padre in figlio, è accontentare tutti i nostri clienti, sia imprese che privati, anche i più esigenti. Nel nostro showroom troverete stufe a pellet ad aria e a legna, caminetti, accessori per il giardino a prezzi super scontati. Nuova RB Marmi, zona industriale Raiano, telefono 0864 72 65 87. Da 40 anni lavoriamo marmi e pietre con impegno e passione.
Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Grana padano DOP 18 mesi, 8,80 euro al chilogrammo. Olio extravergine De Santis, 100% italiano, 3,98 euro. Pasta di semola Barilla, chilo, 79 centesimi al chilogrammo. Latte Granarolo, parzialmente scremato, litro, 74 centesimi. Caffè Suerte, 250 grammi per 2, 2,99 euro. Colomba Motta, 750 grammi, 2,69 euro. Uova Paw Patrol Balocco, 150 grammi, 4,99 euro. Biscotti Balocco 700 grammi, 1,89 euro. Lombatini di suino, 5,49 euro al chilo. Petto di pollo intero, 5,99 euro al chilogrammo. Punti vendita di Pratola e Raiano, domenica aperto. Supermercati Tigre, la qualità ai prezzi più convenienti. Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Rispettiamo le regole. Tutti insieme ce la faremo. Andrà tutto bene. Questo messaggio è rivolto a chi ha le mani in pasta. Demetra Farine seleziona le migliori farine ad uso professionale per panificatori, ristoratori, pizzaioli e pasticceri. Ma non solo, ascolta e si impegna anche a conoscere a fondo il cliente, in modo da potergli offrire le farine più adatte alla sua specifica attività. Con la linea speciale di farine in fibra per pizzerie vi forniamo anche preziosi consigli tecnici da un qualificato istruttore pizzaiolo. Demetra Farine garantisce forniture costanti tutto l'anno con consegna a destinazione. Demetra Farine a Sulmona, statale 17, 7 chilometro 94-75, località Santa Brigida. Per informazioni 0864 43 55 06. Seconda parte da Onda di Giri, partiamo dal ritiro della pensione a Sulmona. Scattano tutte le misure di sicurezza. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Un servizio specifico della polizia locale nelle aree antistanti tre uffici postali della città, che dal 26 al 31 marzo saranno dedicati al ritiro delle pensioni in mattinata, è stato predisposto su impulso del sindaco Anna Maria Casini, al fine di assicurare lo svolgimento delle operazioni di prelievo delle pensioni in sicurezza, nel rispetto delle regole, evitando assembramenti. A supporto dei vigili, volontari di protezione civile, attivi sul territorio cittadino, assisteranno la popolazione in questa fase di emergenza nazionale per consentire ai cittadini di presentarsi agli sportelli per ritirare la pensione in modo corretto e sicuro, nel rispetto del calendario predisposto da Poste in base all'ordine alfabetico dei cognomi. In questo momento difficile facciamo tutti la nostra parte. La pensione del mese di aprile per i titolari di un conto Banco Posta, di un libretto di risparmio o di una Poste Pay Evolution sarà accreditata in anticipo il 26 marzo. Se possiedi una carta Postamat, una carta libretto o una Poste Pay Evolution, ricordati che puoi prelevare i contanti da oltre 7.000 Postamat, senza recarti allo sportello. Se invece vuoi ritirare la pensione in ufficio postale, segui questa ripartizione. I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. Rispettiamo le regole, seguiamo le indicazioni del governo. Vieni in ufficio postale solo per operazioni davvero necessarie. Per le altre vai sul sito poste.it e usa le nostre app senza uscire di casa. Facciamo tutti la nostra parte. Saranno tre gli uffici aperti: Piazza Brigata Maiella e Piazza Venezuela dalla A alla B giovedì 26 marzo, dalla C alla D venerdì 27 marzo, dalla E alla K sabato 28 marzo, dalla L alla O lunedì 30 marzo, dalla P alla R martedì 31 marzo, dalla S alla Z mercoledì 1 aprile. L'ufficio di via Montenero dalla A alla D giovedì 26 marzo, dalla E alla O sabato 28 marzo, dalla P alla Z martedì 31 marzo. Resta chiuso l'ufficio di via San Francesco d'Assisi. Voli gratuiti per il trasporto delle persone e del materiale sanitario è l'iniziativa dell'Aeroclub dell'Aquila, che si mette a disposizione per l'emergenza Covid-19. Ce ne parla nel servizio Barbara Delle Monache. Arriva anche dall'Abruzzo, per la precisione dall'Aquila, la lunga mano della solidarietà. A mettere a disposizione i piloti esperti, la sua flotta composta da 6 aeromobili, aviazione generale ed ultraleggeri, e numerosi aeromobili a pilotaggio remoto, droni da utilizzare per il trasporto di personale e materiale sanitario, attività di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini e sorveglianza del territorio,
L'aereo Club L'Aquila, presente dal 1958, che si dice pronto a supportare e a collaborare con le amministrazioni locali e regionali direttamente dalla pista di volo situata tra i comuni di Fossa e Poggio Picenza in provincia dell'Aquila, denominata Aviosuperficie L'Aquila. La posizione di questa base operativa, dichiara il direttore della scuola Giovanni Carugno, è molto strategica in quanto costituisce un collegamento veloce con i diversi aeroporti ed aviosuperfici dislocati nella regione Abruzzo e in tutto il territorio nazionale. Tale struttura privata è da sempre a disposizione della Protezione Civile e dell'elisoccorso, ha continuato, per facilitare la gestione di interventi di soccorso. Auspicando di poter apportare il proprio contributo in questa situazione di estrema difficoltà, ha concluso, l'Aereo Club L'Aquila ringrazia ed elogia l'attuale costante e prolungato lavoro di tutto il personale sanitario, delle forze dell'ordine e dei volontari delle numerose associazioni chiamate in campo. Ora ci spostiamo nel capoluogo di regione, mini corteo con tre persone, salta la fiaccolata per l'anniversario del sisma aquilano, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Non si svolgeranno per l'emergenza coronavirus corteo e fiaccolata per la commemorazione delle vittime del sisma del 2009, in programma all'Aquila il 6 aprile prossimo per l'11° anniversario del terremoto che ha causato la morte di 309 persone e ferimento di circa 1.500 persone. Alla luce del fatto che i divieti il 3 aprile prossimo si protrarranno, l'ipotesi che sta prendendo forma potrebbe essere una cerimonia con 2-3 familiari delle vittime e il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, naturalmente a debito da distanza, che percorre il solito tragitto al quale negli anni passati hanno partecipato migliaia di persone, passando per i luoghi dove è stato riscontrato il maggior numero di vittime, tra cui la casa dello studente, che per l'occasione saranno illuminati. Poi, in Piazza Duomo, ci sarà un momento di raccoglimento con la commemorazione delle 309 vittime, molto probabilmente senza la lettura dei nomi. Amministrazione comunale, esperti di sicurezza della Protezione Civile, comitati familiari delle vittime comunque sono in costante contatto. In particolare, nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario degli eventi. Una foto come terapia continua con successo l'iniziativa dell'Accademia Sulmonese. Ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. Continua con successo l'iniziativa dell'Accademia Sulmonese della fotografia per ovviare o alleggerire la pressione psicologica di una permanenza forzata in casa a causa del noto problema sanitario del coronavirus. I soci dell'Accademia si sono inventati un gioco con la fotografia, e non poteva essere diversamente, gioco che si può fare da casa durante le lunghe ore che intercorrono tra i vari pasti. Si possono mandare foto, magari anche fatte col telefonino, sulla pagina Facebook predisposta. Le migliori vengono poi pubblicate e questo anche è un premio. Anche ieri, 24 marzo, gli appassionati di fotografia si sono scatenati nel concorso proposto dall'Accademia della Fotografia, denominato Contest Fotografico Covid-19, tra il tema di riflessi e quello successivo di sapone. Oltre 40 sono stati i partecipanti, i vincitori con opere originali e tecnicamente molto ben esposte. Alla fantasia degli organizzatori nel proporre quotidianamente temi diversi e rigorosamente di tipo casalingo come le pentole, i piatti, i libri, il sapone così importante in questi momenti, eccetera. Altrettanto fantasiosa e creativa è stata la risposta dei partecipanti, superando anche le aspettative. È stupefacente vedere quanto creativa possa essere questa permanenza forzata nelle abitazioni. Straordinario scoprire usi, luci, riflessi, angolazioni particolari delle nostre case. Importante questa inventiva, sia pure piccolissima, per non cadere in una routine che potrebbe essere pesante, dove la gente è stanca, ha l'umore represso ed è carica di paura. Questo si può continuare, signori, i più bravi vengono premiati con la pubblicazione dei loro piccoli grandi capolavori. Aspiranti fotografi, diamoci da fare. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia.
Era collegato alla piattaforma con l'Università degli Studi di Teramo in videoconferenza con i professori e il presidente di commissione, pronti ad ascoltare la sua discussione, a proclamarlo dottore in giurisprudenza. Il sogno diventa realtà per un 25enne di Sulmona, Gianmario D'Amico, che ieri ha centrato il traguardo accademico dal salotto della sua abitazione. Al tempo del coronavirus, la laurea è in streaming. L'emozione è palpabile a casa D'Amico, perché se è vero come è vero che l'indelebile momento è solo virtuale, Gianmario può contare sul supporto alle sue care e sul sostegno morale a distanza. Anche dal salotto di casa la laurea è sempre la laurea. Giacca e cravatta, un pizzico di emozione, scrivania e PC, dalla discussione alla proclamazione è un attimo. Allora, la commissione ha valutato il suo esame di laurea con voti 104 su 110 e quindi in virtù dei poteri conferitimi la dichiaro dottore magistrale in giurisprudenza. La prego cortesemente per le regole che ci hanno dato se può cortesemente ripetere il voto che ha ricevuto. Allora, ringrazio la Commissione, lei Presidente, dichiaro di aver ascoltato la proclamazione e di aver appreso la votazione di 104 su 110. Con una tesi sul diritto del mercato finanziario, Gianmario è dottore in giurisprudenza con la votazione di 104 su 110. Modalità telematica presenta delle diversità, scontentando anche vari laureandi italiani rispetto a quella più tradizionale, ma assicuro che mantiene la stessa tensione, la stessa emozione, le stesse soddisfazioni, lo stesso carattere di sacralità durante la proclamazione da parte del Presidente della Commissione. Così è esordito il neodottore, emozionato e soddisfatto per la celerità con cui le varie accademie d'Italia hanno provveduto ad attivare la modalità in streaming. Il 25enne è uno dei primi sulmonesi a laurearsi dal salotto di casa ai tempi del Covid, a coronamento di un lungo percorso di studi. Un evento che potrà raccontare ai suoi figli perché è inserito in una circostanza epocale. Al giovane vanno le nostre congratulazioni. Prima di chiudere di nuovo il punto della situazione sull'emergenza Covid-19 coronavirus, una giornata impegnativa, lo avete percepito per Sulmona con il secondo caso accertato di coronavirus, c'è anche un sospetto in una clinica privata. Noi invece vediamo che cosa sta succedendo nell'Alto Sangro con il sindaco Angelo Caruso, il sindaco di Castel di Sangro. E oggi a Castelsago non abbiamo registrato casi di positività, e anzi, abbiamo avuto esito di 5 tamponi, tutti negativi, 3 riguardavano personale sanitario e 2 invece riguardavano 2 concittadini, anche un giovane 18enne, insomma, quindi tutto insomma, nella maniera sperata, insomma, una bella notizia che, insomma, dà conforto al sistema sociale. Per quanto riguarda, insomma, l'andamento delle condizioni dei pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie, vi è un piccolo aggiornamento. Uno dei genitori del paziente ricoverato a Sulmona, ieri sera poi i sanitari hanno ritenuto opportuno prescrivere un ricovero, in maniera precauzionale, ma alla fine il risultato, diciamo, invece in condizioni assolutamente non preoccupanti, per cui a lui va la pronta guarigione, come va anche agli altri due, di cui quello insomma, ricoverato nel reparto malattie infettive all'Aquila, migliora giorno per giorno, e quindi forse possiamo anche ipotizzare appresso le dimissioni dalla struttura ospedaliera. Per quanto riguarda il nostro concittadino ricoverato a Sulmona, invece vi sono sempre continui segnali, prudentemente ovviamente positivi, per cui tutto lascia ben sperare in una guarigione, con tempi ovviamente più lunghi di come è avvenuto per gli altri che non hanno avuto poi necessità della terapia intensiva. Ebbene, questo è il quadro, diciamo, sanitario, diciamo, delle condizioni che hanno riguardato i soggetti affetti da positività da coronavirus. Vi è stata oggi una notizia segnalata da alcuni organi di stampa di un caso positivo registrato nella società SACA, cioè la società che si occupa della distribuzione
dell'acqua potabile e che però quindi gestisce il sistema idrico. Voglio solo precisare, ma in maniera assolutamente categorica e senza tema di smentita, che il personale assegnato presso gli uffici di Castellisango sono esenti e immuni da alcun rischio, perché gli ultimi contatti con questa persona vanno ben oltre i 14 giorni previsti dal protocollo della quarantena, quindi nell'assoluta certezza e sicurezza di potersi recare presso l'ufficio, naturalmente con i rigori che riguardano oramai tutti gli uffici, quindi prevalentemente contatti telefonici e con l'entrata già stabilita dalla stessa società. Quindi archiviamo ogni forma di preoccupazione o altro genere di pregiudizi, perché non vi è alcuna ragione di esistere. Invece il Presidente della Regione Abruzzo oggi ha firmato l'ordinanza numero 11 per la istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale. È una cosa molto importante, è un presidio di sanità sollecitato un po' da tutto il sistema istituzionale. Che cosa svolge questo presidio? E intanto in Abruzzo ne avremmo totale 16. E copre un territorio di circa 50.000 abitanti, quindi diciamo, immaginiamo Altosangro e Valle Peligna. È una unità che si preoccuperà di assistere i pazienti che risulteranno positivi, però che verranno curati in maniera diciamo, domiciliare, quindi senza ricovero ospedaliero. Quindi una unità dedicata a questa casistica, a queste fattispecie, a questi cittadini. Una unità importante perché avrà ovviamente il compito di curare esattamente le condizioni di questi pazienti, monitorare l'andamento dello stato di salute e ovviamente praticare le cure prescritte quindi dal sistema sanitario, quindi cure specifiche. È una buona notizia, le ASL, per tutte le ASL abruzzesi avranno 3 giorni di tempo per allestire questo sistema che comunque sgraverà i medici di famiglia da questo onere e quindi insomma un doppio vantaggio che senz'altro insomma in questo momento era assolutamente necessario. Quindi una notizia che io E quindi abbiamo ascoltato proprio il sindaco di Casteldisangro, ci ha fatto un po' il punto, la disamina di quello che sta succedendo in Alto Sangro, di come si sta affrontando l'emergenza. Quindi resta alta l'attenzione anche su quel fronte. Potete seguire, vi ricordo, tutti gli aggiornamenti sul nostro sito internet www.ondatv.tv. Bene, prima di chiudere, oltre la laurea, vi ricordo che anche i 18 anni al tempo del coronavirus si fanno sui social e anche in TV. Per questo facciamo gli auguri a Simone Gatta da parte della sua famiglia, che ci ha chiesto, fedeli al numero 18, ovviamente di celebrare questa ricorrenza del raggiungimento del traguardo della maggiore età proprio ai tempi del Covid-19, visto che le ricorrenze più significative vengono meno, almeno in questa fase, ai tempi del Covid. Davvero tutto per questa edizione. Onda Rigi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata.